Il tappo di plastica, apparentemente insignificante rifiuto, alla fine del suo utilizzo ritorna prepotentemente alla ribalta nel progetto interscolastico Stappiamo e raccogliamo per Like, seconda edizione, promosso dall'IIS Valerio Pudente, liceo classico e liceo artistico di Vasto, che quest'anno è la scuola capofila del progetto didattico-culturale, che vede coinvolte tutte le scuole di Vasto e del Vastese. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Vasto, dalla provincia di Chieti e dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, anche quest'anno è coordinata e diretta dal professor Nicandro Gambuto. Ascoltiamo il dirigente scolastico, il professor Rocco Di Scipio, e il professor Gambuto. Ho il piacere di essere qui in rappresentanza anche dei colleghi dirigenti di tutte le scuole che hanno aderito a questo progetto. Questo è proprio un progetto dal nome evocativo, Stappiamo e raccogliamo, perché vuole coniugare solidarietà con l'AIRC, con il rispetto della natura. Solidarietà con l'AIRC perché, come dice un loro efficace slogan, vogliamo contribuire a eliminare le due lettere in dalla parola incurabile, e con il rispetto della natura perché è nella consapevolezza proprio di seminare in un terreno fertile. L'iniziativa è stata promossa appunto per cercare di sensibilizzare al massimo i ragazzi sulle problematiche ambientali e soprattutto per aprire il cuore di tanti ragazzi che si trovano spesso un po' disorientati. Infatti in sostanza sono stati uniti 20.000 cuori che si sono uniti tutti insieme per fare un qualcosa di bello a salvaguardia dell'ambiente e a favore della solidarietà. Luca Di Risio questa mattina ha incontrato i ragazzi delle scuole al Pala BCC di Vasto, sempre attento e sensibile alla solidarietà. Ma assolutamente, come tirarsi indietro poi con gli amici di Vasto. Io sono stato uno studente vastese, un po' monnello, però sempre studente fino alla fine. Qua c'è un esempio, il mio grandissimo compagno di studi al liceo classico di Vasto, e quindi lui era un po' più meritevole di me, io un po' più caciarone. Parliamo dell'esperienza dell'Isola dei Famosi, com'è andata? La rifaresti? La rifarei perché è stato bellissimo. Chiaramente quando vai all'isola non puoi scegliere chi portarti dietro, e quindi a volte trovi persone simpatiche, quasi tutte, e poi qualcheduna invece un po' meno. Però è andata benissimo così perché mi sono rilassato e adesso sono pronto per uscire col nuovo disco. Programmi per il futuro? Ti dico, doveva uscire a gennaio il disco, solamente che dopo ho deciso di andare ai Caraibi, come ho detto prima, e quindi adesso, prima dell'estate, facciamo uscire questo nuovo disco con un nuovo singolo.